la consegna del palio. È scoppiata incontenibile la gioia dei contradaioli. Porta Senese ha vinto la 44esima edizione del Palio di San Rocco dopo la gara a cavallo. Una gara intensa che ha richiesto anche due manche supplementari, perché due porte, Senese ed Aretina, alla fine delle corse regolamentari, che sono cinque, si trovavano a pari merito. Il cavaliere della contrada bianco-blu si è rivelato alla fine più preciso e quindi Senese si è aggiudicata la vittoria della corsa a cavallo. Tra l'altro la contrada ha messo a segno una doppietta perché i giudici hanno ritenuto che la sfilata storica di Porta Senese sia stata la migliore. 20 punti fra palio e cavallo, e appunto sfilata, che hanno permesso la vittoria finale e la consegna del cencio dipinto da Paolo Imposimato. Però si è fatto scopa, perché il palio Imposimato ci sta vicino. Allora! È stato durissimo, ma come tutte le cose dure ancora più bello. Troppo bello. Vincere palio, sfilata, la generale va benissimo. È stato l'esordio, direi bene, bene, sono contento, no, è andata benissimo, sono contento per loro perché io non l'avevo mai vista questa festa, sono stato contento che mi hanno chiamato e è un'emozione correre qui, però ho visto tanti impegni, sono impegnati, si sono prodigati tanto per farmi vedere quello che era questa manifestazione, faccio i complimenti alla città perché è una manifestazione bellissima. Questa la classifica finale del 44esimo Palio di San Rocco. Prima Porta Senese con 47 punti, seguita da Porta Aretina con 43, Porta Fiorentina con 32 e infine Porta San Francesco con 25.